spesso trovi acqua nella parte bassa della tua asciugatrice, più precisamente all'interno del filtro del condensatore, è tutto bagnato. Non solo, è tutto pieno di lanugine ed inoltre i tuoi tessuti all'interno dell'asciugatrice continuano a non asciugarsi. Ciao raga, io sono Cherryman e do consigli utili sul mondo dei grandi e elettrodomestici. Per ogni info e consiglio inerente a questo mondo seguitemi in ogni social. A fine video lasciate un like e condividetelo per chi ne ha bisogno. Adesso andiamo a scoprire come poter risolvere questa problematica. Oltre alla classica manutenzione, quindi quella ordinaria, ovvero di svuotare la vaschetta dell'acqua di condensa appunto dell'asciugatrice, poi quello di pulire il filtro della lanugine che ci sta al suo interno e quello appunto di pulire il filtro del condensatore che è posizionato in basso sotto allo blò, beh, c'è un'altra piccola manutenzione da poter effettuare per migliorare le performance della nostra asciugatrice, ovvero quella di smontare la placca che copre la pompa di calore che sta nella parte retrostante della tua asciugatrice. Infatti basterebbe svitare le viti che tengono chiusa appunto la placca della pompa di calore. Una volta svitate tutte le viti di questa placca qui, basterebbe tirarla e vedere l'interno appunto della nostra asciugatrice. Infatti quasi tutta la lanugine in eccesso dei tessuti si andrebbe a depositare qui e qui sotto, quindi basterebbe semplicemente pulire tutto questo blocco qui, togliere tutta la lanugine in eccesso anche con l'aspirapolvere e poi pulire tutto con un panno e in questo caso la nostra asciugatrice ritornerebbe come nuova. Questo è un processo che vi consiglio assolutamente di fare almeno, e dico almeno, una volta ogni 2 anni, se non anche di meno, poiché questa manutenzione qui i tecnici dei centri assistenza se la fanno pagare e quindi se noi abbiamo semplicemente un giravite americano, un aspirapolvere e un panno possiamo tranquillamente pulire la parte retrostante della nostra asciugatrice da ogni forma di lanugine in eccesso. Beh, ovviamente c'è da dire che la placca retrostante va avvitata in maniera salda, perfetta, poiché in fase di asciugatura se non è avvitata bene potrebbe emettere rumorosità e vibrazioni appunto che potrebbero dar fastidio. E tu questo lo sapevi? Beh, adesso inizia a seguirmi per avere queste e altre info appunto sui grandi elettrodomestici. Ciao raga!